Abbiamo visto con i colleghi del Ministero gli esiti positivi degli interventi sull'Abbazia di San Giuliano. Oggi vi parlerò degli inizi di quella che ho chiamato appunto un'avventura, perché se ogni progetto è un'avventura, un percorso intellettuale, è anche un'attività fisica nel momento in cui si comincia la direzione dei lavori e si va in cantiere. È un'avventura perché se ogni cantiere ha le sue peculiarità, a San Giuliano tutto quello che negativo poteva accadere durante la conduzione di un cantiere è successo. La difficoltà dei rapporti con il vicinato, con i vicini di casa, a volte le incomprensioni con altri enti preposti, la difficoltà di rapporti con le imprese vincitrici degli appalti, in particolare negli ultimi tempi per quanto riguarda la mia direzione dei lavori. E quindi lo volevo chiamare appunto un'avventura dalla quale comunque positivamente siamo usciti. Se guardiamo il compendio di San Giuliano, vediamo che è un'area abbastanza vasta. Questo è un rilievo che ho fatto eseguire all'inizio proprio della mia attività. Un rilievo in cui vediamo l'abbazia vera e propria, la chiesa, l'area scoperta, l'ostus conclusus dell'abbazia, abitazioni private, un locale pubblico, altre abitazioni private. Ecco, se voi pensate, ecco, quando agli inizi ecco, della mia attività su San Giuliano, ecco, pensate che quando Giovanna Rotondi Terminiello nel 94 ha pensato di risolvere un problema che si portava avanti da anni, cioè la destinazione e l'uso dell'abbazia, e abbiamo deciso che l'abbazia di San Giuliano poteva accogliere gli uffici della soprintendenza beni artistici e storici della Liguria. Ecco, dicevo, quando mi ha chiamato per affidarmi l'incarico di uno studio di fattibilità sull'abbazia, sull'uso dell'abbazia come sede della soprintendenza, la prima cosa che ho fatto per deontologia professionale tra colleghi architetti e per correttezza tra colleghi, sono andato dal responsabile del cantiere che mi aveva preceduto, perché una serie di lavori erano già stati fatti, il consolidamento, le facciate eccetera, e sono andato dal collega per dirgli appunto che io avevo ricevuto l'incarico dal mio soprintendente e che avevo intenzione, appunto, sembrava un gesto di correttezza, ecco, cominciare la mia attività lavorando insieme a lui. Bene, non avevo neanche finito questa frase che mi sono ritrovato in mano tutti gli incartamenti di San Giuliano e le chiavi del cantiere. Non era un bel segnale. Significava che San Giuliano poteva presentare dei problemi. E uno dei primi problemi che abbiamo dovuto affrontare è stato quello di capire in quest'area così variamente utilizzata chi aveva diritto di starci e chi no. Occupazioni abusive, situazioni complesse dell'utilizzo, e con
l'agenzia del demanio con il geometra Cogliana, abbiamo cominciato a mettere dei paletti, segnare proprio i confini per capire qual era l'area di nostra competenza. Teniamo conto che in quel momento c'era stata fatta, poi negli anni successivi, una consegna del bene alla soprintendenza beni artistici e storici, e escludendo la chiesa, che era ancora di proprietà dei benedettini. La liberazione delle aree e la sistemazione dal punto di vista giuridico delle aree è proseguita negli anni, per arrivare poi a questa mappa, neanche ancora aggiornata perché del 2013, la situazione era di questo tipo: un'area in consegna al ministero, alla soprintendenza, un'area ancora di proprietà dei benedettini e delle aree ancora in contenzioso. Oggi la situazione è diversa perché finalmente tutta l'abbazia e la chiesa sono di proprietà pubblica del demanio. Quando ho cominciato ad esplorare l'oggetto del mio intervento, ho trovato una situazione abbastanza pesante, ecco. Disordine, materiali eterogenei distribuiti in tutte le parti del piano terra dell'abbazia. Qui vedete il piano interrato alla quota del sagrato. Qui vediamo la sala sulla destra, la sala capitolare, con che condizioni era. Sulla sinistra ancora il piano interrato con delle strane scaffalature, e degli incartamenti, per dirvi le difficoltà. Noi non sapevamo, almeno ufficialmente, di chi avesse occupato abusivamente questi spazi, e per il piano seminterrato abbiamo emesso un'ordinanza soprintendentizia chiudendo la porta e mettendo un avviso che chiunque avesse depositato materiale in quei locali doveva sgomberarlo entro 15 giorni, altrimenti avremmo provveduto noi, salvo poi rivalersi sulla proprietà. Non è durato due giorni quell'ordinanza, perché mi è arrivata una comunicazione di un avvocato che mi interdiva appunto lo sgombero di questo materiale. Consultatomi con l'agenzia del demanio, con Cogliana, abbiamo risposto all'avvocato dicendo che non c'era problema se lui accampava dei diritti. Tra l'altro, in questo modo comunque sapevamo precisamente chi era che aveva depositato sto materiale, ma comunque noi non avremmo preso atto di questa sua comunicazione e avremmo fatto fare un inventario dalla Guardia di Finanza per sapere che materiale, per capire che materiale fosse. È durata due giorni, sono passati due giorni dalla nostra comunicazione che la Guardia di Finanza avrebbe controllato tutto, perché il materiale è sparito. Tutti questi incartamenti sono spariti per una semplice ragione, che probabilmente erano contabilità in nero di un'azienda. Anche se di nostra competenza, chiaramente le esplorazioni all'intorno dell'oggetto dell'intervento, ecco, sono continuate, ecco, per dire, questo era lo stato della chiesa, ecco, quando ho preso in consegna il mio cantiere, ecco, vedete un parcheggio indiscriminato sul sagrato, vedete le condizioni della cappella laterale destra della chiesa.
tra l'altro che sono state poi oggetti nel momento in cui è diventata di proprietà demaniale proprio degli interventi che ha descritto la Martagnone in un incontro precedente. Queste sono le immagini del chiostro, la situazione all'interno. Vedete, erano già stati fatti degli interventi di demolizione, di superfettazioni, eccetera, ma lo stato, questo è il secondo piano dell'abbazia, era in queste condizioni. Ancora delle immagini, ecco ancora il chiostro, l'ambulacro del chiostro al primo piano. Difficoltà o comunque rallentamenti sono stati causati anche dalla diversa destillazione d'uso che poi nel tempo è maturata, perché all'inizio appunto il progetto della soprintendenza era quello di trasferire la propria sede a San Giuliano. Poi sono cambiate tante cose nel ministero. Se allora c'erano dei problemi di sicurezza e di uso delle aree di Palazzo Reale, ecco, questi problemi sono stati risolti e quindi il progetto non è stato più finalizzato alla creazione di uffici per la soprintendenza, ma appunto, come vi ha spiegato i colleghi, a sede del nucleo tutela patrimonio culturale dei carabinieri e del museo del cantautore. Ma il progetto, dicevo, ha avuto un'evoluzione, ecco, se pensate che a un certo momento abbiamo anche lavorato sulla possibilità di realizzare nell'area scoperta, nell'ortus conclusus dell'abbazia, il laboratorio di restauro della soprintendenza. Il progetto comunque, che proprio per la sua flessibilità e attenzione anche ovviamente alle caratteristiche monumentali dell'edificio, ecco, il progetto è andato avanti. Qui vedete degli schizzi di progetto, ecco, tanto per qui siamo al secondo piano dell'abbazia, vediamo ancora ecco, dei particolari costruttivi, lo studio delle canalizzazioni, perché chiaramente gli impianti sono fondamentali, ovviamente, in un edificio, in particolare un edificio specialistico come questo, e chiaramente devono dialogare e devono essere compatibili, la loro presenza deve essere mantenere, conservare e rispettare anche le volumetrie e le caratteristiche dell'edificio. E quindi è stata studiata ad esempio una canalizzazione che contenesse l'illuminazione, le tubazioni dell'aria trattata, i sensori, eccetera, che stesse in equilibrio e si armonizzasse con le nuove volte che abbiamo dovuto realizzare, considerato le condizioni di fatiscenza totale di molte volte in carniccio del primo e del secondo piano dell'abbazia. Quando si interviene in un edificio di questo tipo, in generale comunque, una delle questioni più importanti, mi hanno insegnato, che è quella di tenere testa e piedi all'asciutto. Cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna proteggere l'edificio o potenziare le sue difese nei confronti degli interventi meteorologici e dell'umidità di risalita. Per cui sono stato studiato un intercapedine esterno collegato con attraverso canalizzazioni d'aria con
un vespaio areato creato all'interno. Qui vediamo alcune immagini dei lavori al piano sulla quota di Corso Italia, le canalizzazioni dell'area, i lavori nel chiostro, e diceva appunto piedi all'asciutto, ma anche le coperture, quindi rifacimento di una capriata, coibentazione del tetto, consolidamento statico delle volte del chiostro, che presentavano grossi problemi di stabilità. E qui vediamo il progetto dell'architetto Badi, ecco, per consolidare le volte. Qui vediamo l'intervento che è stato fatto sui pilastri del chiostro. La questione grossa era quella relativa ai solai parzialmente del piano terra, ma soprattutto del primo e del secondo piano. Fatta la valutazione, con una serie di considerazioni, si è deciso di demolirli completamente e rifarli con le dovute cautele, con il dovuto appunto studio. Ecco, qui vedete delle immagini abbastanza drammatiche dei solai in fase di demolizione dell'abbazia. I solai sono stati rifatti in cemento armato con casseforme in polistirolo espanso per garantire un carico adeguato a una struttura pubblica e nello stesso tempo essere il più leggeri possibile. Qui un altro intervento di parziale ricostruzione del solaio. Un cantiere, dicevo, abbastanza complesso, abbastanza difficile, che ha dato però anche qualche soddisfazione, ovviamente. La soddisfazione è che poi il lavoro è continuato sino ad oggi, ecco, seguendo comunque le linee guida del progetto iniziale. Ma sono le soddisfazioni e le cose divertenti, anche tipiche di un intervento di restauro di questo tipo, come ad esempio la scoperta durante i lavori sulla bracola del chiostro, ecco, delle tracce di una scala, ecco, ripulita, ecco, abbiamo ritrovato il collegamento tra la quota del chiostro e il piano del sagrato, con le tracce di un intonaco quattrocentesco che sicuramente è il più antico di tutta l'abbazia oggi conservata. O come quando appunto abbiamo visto le tracce della decorazione della fase tanto quattrocentesca, della decorazione, della trasformazione dell'abbazia, ecco, abbiamo trovato queste tracce di decorazione su una volta. Ma poi chiaramente sono stati ritrovamenti archeologici nel sagrato, eccetera, di cui vi parleranno probabilmente i nostri altri colleghi. Le operazioni di questa prima fase del cantiere è stata fatta da un gruppo di collaboratori che non possono ringraziare, ecco, in questa fase. Da parte l'ufficio tecnico della soprintendenza, Busano, Condemi, ma poi i rilievi di Sergio Bonvini, le indagini geologiche di Loleo, gli studi dei consolidamenti in cemento armato di Badi, gli impianti, Marco Taccini,
Nattero, che è stato un supporto importante per la progettazione della sicurezza e la contabilità, Stefano Piroli, che si è occupato delle aree esterne, Eugenio Labate per l'illuminotecnica, e poi fondamentali, ne parlerà probabilmente, le indagini su fonti scritte e materiali, le indagini archeometriche di Anna Decri. Tutti i collaboratori non posso non ricordare, ecco, le fotografie in bianco e nero che avete visto sono state proprio da lui realizzate, ecco, Stefano Goldberg che se n'è andato prematuramente e oggi probabilmente fotografa gli angeli del cielo al lavoro. Concludo questo breve incontro con uno schizzo, ecco, di come, ecco, avevamo immaginato la pavimentazione esterna su Corso Italia dell'abbazia, e chiaramente con modifiche, problemi economici eccetera, però in ogni caso, ecco, diciamo che l'idea, ecco, iniziale del progetto è stata mantenuta, conservata, diciamo, nonostante le difficoltà. E oggi bene, vediamo San Giuliano ben utilizzato dal nucleo tutela del patrimonio culturale dei carabinieri, e vedremo cosa succederà poi con il progetto della casa del cantautore. Grazie dell'attenzione, a presto.